pilota di aereo precipitato nel deserto del Sahara incontra inaspettatamente un bambino che gli chiede: mi disegni una pecora? Stupito, e dopo vari tentativi non riusciti, il pilota disegna una scatola, dicendo che la pecora è all'interno. Poco per volta fanno amicizia ed il bambino spiega di vivere su di un lontano asteroide sul quale abita solo lui e una piccola rosa molto vanitosa che lui cura. Il piccolo principe, proveniente dall'asteroide B612, aveva bisogno di una pecora per farle brucare gli arbusti di baobab prima che crescessero troppo e soffocassero il suo pianeta. Nel viaggiare per lo spazio, il bambino ha conosciuto diversi personaggi che gli hanno insegnato molte cose. Un vecchio re solitario che ama dare ordini ai suoi sudditi, sebbene sia l'unico abitante del pianeta. Un ubriacone che beve per dimenticare la vergogna di bere. Un uomo d'affari che passa i giorni a contare le stelle credendo che siano sue. Un lampionaio che deve accendere e spegnere il lampione del suo pianeta ogni minuto perché il pianeta gira a quella velocità. Per quest'uomo il piccolo principe prova un po' di ammirazione perché è l'unico che non pensa solo a se stesso. Un geografo che sta seduto alla sua scrivania ma non ha idea di come sia fatto il suo pianeta. Il geografo consiglia al piccolo principe di visitare la Terra, dove incontra una piccola volpe che gli chiede di essere addomesticata e di essere sua amica. Dopo aver ascoltato tutti il racconto del piccolo principe, il pilota non è riuscito a riparare l'aereo e ha terminato la scorta di acqua. Allora vanno alla ricerca di un pozzo. Un po' di acqua può fare bene anche al cuore, commenta il piccolo principe quando lo trovano. Un serpente morde la caviglia del piccolo principe, che ricade sulla sabbia. Il pilota il giorno seguente non lo trova più e immagina che il bambino sia riuscito a raggiungere il suo pianeta e a prendersi cura della sua amata rosa. Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano. Se qualcuno ha un fiore di cui esiste un sole esemplare in milioni e milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercati le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti dai amici, gli uomini non hanno amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.